La parola di oggi è nichilismo. Deriva dalla forma medievale nihil della parola latina nihil, che vuol dire nulla. La parola fu adottata in Germania dalla fine del XVIII secolo in ambito filosofico, sulla scia della polemica sulle conclusioni della filosofia di Kant, acquistando successivamente il senso generico di critica radicale e demolitrice di ogni filosofia che pretendesse di possedere un reale contenuto di verità. Il termine è usato spesso in riferimento al pensiero di Friedrich Nietzsche, che promuoveva il processo di distruzione degli ideali tradizionali per rendere possibile l'affermazione di nuovi valori. Nel campo filosofico, il termine è usato anche per indicare la tendenza a negare in modo assoluto l'esistenza della realtà o di alcuni valori di essa. Non dico altro di filosofia, temendo già di aver fatto rabbrividire gli appassionati di essa, e passo invece a indicare come questa parola sia poi stata usata per indicare altro. Con nichilismo si indica, ad esempio, un movimento anarchico russo della seconda metà dell'Ottocento, negatore della morale tradizionale e propugnatore della soppressione violenta dell'ordinamento sociale e politico, è divenuto poi la maggiore espressione politica di gruppi anarchici. Si tratta non solo di una ideologia, ma anche di un insieme di comportamenti tipici dei giovani intellettuali piccolo-borghesi della Russia di quel periodo, diffusi soprattutto attraverso i romanzi di Turgenev e di Dostoevskij, improntati a un'entusiastica fiducia nella scienza, a un'accettazione del materialismo e del positivismo, in opposizione a ogni forma di cultura tradizionale, specialmente morale e religiosa, con esiti generalmente di individualismo esasperato, di anarchismo, con episodi di terrorismo, come l'uccisione dello zar nel 1881, ma anche con sbocchi politici tendenti all'emancipazione sociale collettiva. Per estensione, il termine definisce oggi, in tono polemico, atteggiamenti o comportamenti ritenuti rinunciatari o negativi, oppure volti alla distruzione di qualsivoglia istituzione o sistema di valori esistente. Alcuni movimenti, come ad esempio il futurismo ed altri, sono stati spesso e talvolta impropriamente identificati da diversi autori come nichilisti in numerosi contesti. A livello colloquiale, con nichilismo si indica l'atteggiamento arrendevole e negativo manifestato nei confronti di alcuni valori di una determinata epoca storica, connotato da uno spiccato pessimismo di fondo. Indica anche un sentimento di generale disperazione, derivato dalla convinzione che l'esistenza non abbia alcuno scopo, per cui non vi è necessità di regole e leggi, secondo una visione anarchica che, in effetti, non è condivisa da tutti i nichilisti. Sinonimi possono essere nullismo, pessimismo, scetticismo. Arrivederci a presto con una nuova parola.